13 e 14 luglio ci troviamo a Casteldevole nell'area di servizio Total Erg per la seconda tappa dell'inchiesta Gente Motori e Decra per la sicurezza sulle strade. La prima di Arese aveva evidenziato alcuni problemi legati più che altro a pneumatici troppo consumati e a livelli dei liquidi scarsi. Adesso non ci resta che controllare le auto dei nostri amici bolognesi e di scambiare magari due chiacchiere con loro per capire quanto ne sanno e quanto si adoperano per la sicurezza sulla strada. Vedremo alla fine dei due giorni se sapranno fare meglio degli amici milanesi. Stavo partendo, stavo facendo benzina e mi hanno fatto il check-up gratuito della macchina. La sicurezza prima di tutto. Mi piace veramente tanto. Poi quando si fa qualcosa di buono si paga niente. E non si paga niente, mi raccomando. Venite a fare il check-up dell'auto. E vedere poi per il giubbottino di una quello ce l'ho, ma l'ho chissà. Ok, non io lascio fare con questa memoria. Perfetto, la ringrazio. La ringrazio lei, arrivederci, grazie. Salve. Il giubbotto all'interno, che ce la fermo sul secondo. Ah sì, si deve vedere. Si deve vedere. Sostituirlo, si deve sostituire, è nero come il carbone, dopo non prende più. Ah, mi raccomando. Va bene. Questa vettura monta ancora gomme invernali. Sulla parte anteriore sono invernali, sulla posteriore invece ruote estive, ma completamente consumate. Sa che cos'era adesso? Sì. Il freddamento deve stare a livello massimo. E tre, deve mettere solo le pastiglie dei freni perché è al 20%. Meno male che sono venuta a fare il controllo, così adesso parto a sistemare la macchina e parto tranquilla perché c'erano da sistemare delle cose. Sulla via del ritorno dopo la nostra tappa emiliana è tempo di bilanci. È stato un successo questi due giorni di inchiesta, innanzitutto per i numeri. Siamo arrivati a quasi 90 macchine, quindi meglio della prima tappa milanese. I problemi riscontrati sono bene o male gli stessi, ovvero gomme troppo usurate e problemi con i livelli dei liquidi. Super lavoro per quanto riguarda i tecnici di Dr. Glass, che soprattutto nel primo giorno hanno trovato ben 12 vetture con cristalli danneggiati e hanno dovuto effettuare oggi invece, nel secondo giorno, una riparazione direttamente sul campo. Tante comunque le vetture fortunatamente trovate in perfetta forma e due casi gravi da segnalare, ovvero due vetture che circolavano sprovviste della revisione. Attenzione perché in caso di incidente l'assicurazione non copre. A questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento per il prossimo weekend, 20 e 21 luglio, sempre presso area di servizio Total Erg, questa volta a Forlì.